I've broken all my rules that I made for you. I made some boundaries that I cannot respect. And when you show your face the way you always do, then these four walls around me I cannot protect. Yeah, it's hard, the time it took to not need me anymore. Life moves by, but I'm still holding on, no. It gets better when you look at the time, but it's something I hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Still I think about all that we've done. Can you take me back, back to when we were young? Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Allora, abbiamo la stessa maglia, solo che la mia è molto più sudata. Allora, quest'oggi dove siamo? Al lago di Alife. Guarda che se non si sente. Al lago di Alife, Sistoriccio, in provincia di Caserta. Quindi prima tappa nostra in campagna. IDP conquista la campagna grazie a Samuel. Perché con chi siamo oggi? Siamo con Samuel Friello. Me lo sono studiato ieri sera all'intorno, me lo devo ricordare. Allora, quali sono le specie ittiche, Samuel, che troviamo all'interno di questo lago? Carpe, storioni, tinche, qualche amur e due carpe koi. Tinche. Se prendiamo la tinca, Gabriele, di il nostro Gabri, l'orso veneto, fa salti alti così. E ve lo facciamo vedere che fa i salti alti così. Allora, e invece le esche consentite per pescare in questo lago? Tutte tranne il bigattino. Perfetto, quindi noi utilizzeremo principalmente vari pellettati e il mais quest'oggi. I permessi invece necessari per pescare all'interno di queste acque? La quota giornaliera. Quindi abbiamo un permesso giornaliero per la pesca nelle acque di questo splendido lago, che è caduto il foglio, che è diviso in due parti. Una parte dedicata alla pesca del ciprinide e dello storione e una parte dedicata alla pesca della trota. La trota può essere fatta sia in catch and release che a rilascio. Questo lago è molto interessante. No, solo al portavia. Ok. Per quello che invece riguarda il catch and release dal lato del ciprinide, è veramente molto ben curato, cioè l'obbligo del materassino, il pesce va trattato con la massima cura e bisogna utilizzare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. I servizi presenti sono un bar, negozio di pesca, ho visto anche, sì. Sono tante attrezzature, quindi se vi manca qualcosa lo trovate direttamente sul lago. Bagni. I bagni, soprattutto importanti, ha già capito tutto come funziona la cosa, perché noi due giorni che siamo in viaggio e poi abbiamo un cane, che non so se si vede, sì, cioè, sì. Anzi ne abbiamo due, ne arriva un altro. E come pescheremo oggi, Samu? Feeder. Quindi oggi giornatina feeder fishing e vediamo, perché se si muovono a gala ci sta anche che butteremo giù un floating per vedere un po' com'è la situazione. Salve, carissimi. Loro sono con noi oggi, ci faranno compagnia. Stavano aggredendo anche il drone, fortunatamente abbiamo fatto volare alto. Detto questo, ci peschiamo addosso e approfittiamo della mattina che non è ancora caldissimerrimo e ci mettiamo in pesca. Ciao cani. Ciao ragazzi. Just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Still I think about all that we've done. Can you take me back, back to when we were young? Ok ragazzi, passiamo a creare la montatura. Stiamo a farvi vedere la montatura che stiamo utilizzando quest'oggi qua al lago Sistoriccio. Allora, molto semplicemente utilizzeremo un method feeder, anche perché pescheremo nei primi metri. E questa volta però, dato che gli esemplari principalmente sono intorno ai 3 kg, ma ci sono anche i pezzi più importanti, andremo a modificare la nostra lenza creando una piccola trillatura, proprio per avere quella tranquillità in più qualora arrivi un pezzo di taglia. Per fare la trillatura molto semplicemente incrociamo, vedete, facciamo girare in modo opposto le dita sul filo e si va a creare la nostra brillatura o trillatura, dipende da come la volete chiamare. Cioè il cane ti sta chiedendo supporto, no? Ok, dice, voglio apparire anch'io, guardi un po' se è d'accordo il cane. D'accordo? Poi
nodo piano passato due volte o come piace fare a Michael un nodo adotto. Ecco qua, inumidiamo e serriamo. Andiamo a tagliare l'eccedenza lasciando un piccolo baffetto qualora il nodo avesse bisogno di stringersi ulteriormente. E adesso andiamo a preparare il finale. Ci vediamo al finale pronto e lenza fatta. Dai ragazzi. Noi cerchiamo di finire in cattura, ma qualcuno è già in cattura, attenzione, attenzione. Piccolo cartone già in cattura, andiamo a ripartire le montature così non rimaniamo indietro. Allora, montatura molto semplice. Brillatura intorno ai 10-15 cm, sgancio rapido, un finale corto dello 0,18 in questo caso e il nostro rig multiinnesco, un metodino e andiamo con il nostro pellet ad insidiare le splendide carpe dei laghi Sistoriccio, del lago Sistoriccio. Ciao! Eccola! Va, pagola un poco d'acqua. Si inizia? Si comincia. Comincia a slamare intanto. E Samuel intanto stacca la prima. Attenzione. Allora ragazzi, intanto sto ragazzo, noi siamo in cattura. Allora gira, bravissima, gli copri gli occhi oppure la giri con la pancia verso l'alto. Allora, fotina per Instagram e poi la libertà anche a questa bella carpa. Il piccolo campione. Con lui fanno più figura perché è più piccolo. Non c'era di Michael. Ma là. Guarda che bella pinna. Io ragazzi vi voglio bene, ma io voglio avere un pesce in campo. E subito la libertà. Dov'è? Aspetta che c'è Veronica che si è persa. Tanto il primo amore? Siamo al primo rilascio. Eccola lì, si mette sulla libertà e se ne arriva. Intanto noi, ridendo e scherzando e sterminando, dovremmo avere il primo storione in canna. Storione? A regola, sembrava uno squaletto. Lo avviciniamo ragazzi e ci rivediamo a Guadino. E intanto noi sudatissimi, fradicissimi, abbiamo in canna il primo storioncello. Che non so se è stato rampinato, non so che è stato noi, non è niente. Eccoci qua. Such a heartbreak, you're just another mistake. Still I think about all that we've done. Can you take me back to when we were young? Back to when we were young. Il primo storioncello è arrivato, non enorme, ma si è fatto sentire. Andiamo subito sul materassino. Eccolo qua, il primo ospite della giornata per i DP e il secondo in generale. Un piccolo pinocchietto, un po' agitato, troppo agitato, si calmi. Ok, che ha mangiato piuttosto bene, quindi slamatore. Oplala, calmo, si calma. E il primo pinocchiettino della giornata è arrivato. Lo teniamo basso e lo riaccompagniamo in acqua. Eccolo, andrebbe riossigenato, ma vedete com'è bello vivace, te la chiede lui la libertà. E se ne va, vedete com'è bella fresca l'acqua. Bene, le prime catture sono arrivate. Adesso tocca a Veronica che non è ancora partita, ma è 5 minuti ragazzi che peschiamo. Vai! But I'm still holding on, no. It gets better when you look at the time, but it's something I hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset after such a heartbreak. E la Veronica, attenzione, subito in cattura. Quanto è che peschiamo? Paio di minuti. Vai. Ragazzi, avviciniamo questa splendida cattura e ci rivediamo dopo. We
attenzione, in cattura anche lei di uno storio, no? Di un piccolo pinocchietto. Più grosso del tuo. Più grosso del mio? E ti pareva? Non avevo dubbi. Poi mi è anche più chiaro. Allora, è anche più chiaro. Il mio era più extra comune, era più abbronzato. Vai. Opla. Eccoci qua. È venuto. È stanchino. Le lulle. That's when I know that I won't get over you. Oh, yeah, it's hard. The time it took to not need me anymore. Life moves. E lo storioncello per vero è arrivato. Gli passiamo la telecamera. E andiamo sul magazzino. Sono bagnato da prima, quindi sempre tranquillo e agile. Ci bagniamo le mani. Vedete, preso un punta di bocca anche lui. Reclamiamo, ecco fatto. L'amo, vedete, senza ardiglione si leva, che è una meraviglia. Allora adesso Veronica ci farà vedere questo bello storione, mi asciugo le mani e poi ci rivediamo dopo. E eccoci qua, fai vedere questo bello storioncello. Tac. Nuota. Vai, andiamo a dargli la libertà. Tieni basso, lo tieni basso, 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 basso. Lo storione ci consente. Vai, inzuppa prima la testina nell'acqua. Bravo. Ecco, là, ci ha fatto il bagno e se n'è andato. Vai. E il primo storioncello anche per Veronica, come va? Vai, rimettiamoci in peso. Some boundaries that I cannot respect. And when you show your face. E insomma ragazzi, ci proviamo. È ripartito, è andato. Dopo una serie anche di slamate prima, vediamo se riusciamo ad avvicinarlo a riva. Sembrerebbe una carpettola interessante. Vediamo com'è, piano piano avviciniamolo. But I'm still holding on, no. It gets better when you look at the time. But it's something I hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Still I think about. Doppia cattura, attenzione, anche il sound. Guarda qua in scioltezza, non mostra l'entusiasmo. Ma c'è, perché la risatina c'è. Colina? Io non lo so quel tipo. Tirato fuori lo storione, ci fa vedere la montatura, perché se funziona qua nel lago va fatta vedere. Qui ragazzi, mi prendo qua. E non è uno che pesca col 60, no, sia chiaro. 18. No! No! Però io la farei vedere la montatura. Perché comunque sì. Ho di abbiamo già slamate 3 o 4 volte. Allora. Lenza madre di 0,18. Poi. Vabbè, uno sgancio rapido. Su cui ho montato una gabbietta da 25 grammi. Una girellina e 25 cm di terminale, innesco di un pellet al grillo, quello non lo so, boh, mi ricordo, forse al crab anche così. Questo pellet? Sì, spicy sausage alle spezie. Ah, ecco, le spezie. C'è sempre registrazione? Yes. E io qui non lo so che roba è, però è un po' che è nell'acqua. Non l'ho ancora vista, tiene bene il fondo, sicuramente è una carpettola, vedrai. Invece qui c'è la mia postazione. Ah, l'unica postazione all'ombra, vedi? Che mi adagio, oh! Posso fare tutte le riprese. Vabbè, dai, ci rivediamo dopo ragazzi. Voilà. E la prima carpettola per noi, sta arrivando. Combattivissima, però, non si arrende, eh. Sono indemoniati, hanno beccato un po' d'aria fresca ieri sera, che ha piovuto. Là, adesso fino a fondo.
Ora dovremmo praticamente quasi esserci. Sì, la bottatina l'ha presa. But I'm still holding on. No, it gets better when you look at the time, but it's something I hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Ecco, la prima carpettata della giornata dopo gli scioglioncelli. Eccola. No, c'è. C'è? Vedi? Tutto scritto. E ancora in doppia cattura. Lui se ne prende una, lui ne prende già due. Allora, bagniamo sempre il materassino perché soprattutto quando è caldo così c'è bisogno di una temperatura fresca. Ci bagniamo noi le mani, sempre, e poi andiamo a sgramare. Oh, presa in punta di bocca. Poi, colliamo senza artiglione, ragazzi, tac. Come? 2 secondi, l'amo viene via. Eccoci qua. Guardate com'è bella sana, guardate che belle pinne, pulita, bella bocca, c'è un po' un dannetto qua, ma eccola qua, un acquoio, specchi, chiamatela come vi pare. La prima della giornata, vi facciamo una fotina per Instagram e gli ridiamo la libertà. Allora, siccome era un po' agitatina prima, onde evitare che ci cada di mano, la portiamo col guadino, teniamo il guadino, la appoggiamo nell'acqua, la riossigeniamo un po' perché ha combattuto parecchio in acqua la bimba, e poi gli vediamo la libertà e se ne riva. Vai, adesso noi ci beviamo un goccetto d'acqua, ci fermiamo un secondo perché di là abbiamo un salmone in cattura. Vai ragazzi. To when we were young.